in tavola da portare nella ristorazione, nelle pizzerie, ma è arrivato poi ad avere la certificazione DOP dal 96. Quindi extravergine, extravergine DOP, per arrivare poi a un discorso di biologico e di tracciato che rappresentano sicuramente le innovazioni della cooperativa stessa. Darei un tocco di importanza al tracciato, perché c'è una chicca, certo. Cioè, ovvero sia, ogni bottiglia, certo, d'olio, qualsiasi dimensione, ha un numerino, sì, al quale inviare, chiamare o, certo, inviare un messaggio. Dopodiché cosa accade? Semplicemente accade che dall'altra parte ci sarà una persona che potrà dire tranquillamente quella che è la tracciabilità del prodotto, quindi la provenienza del prodotto, il periodo di raccolta, le caratteristiche organolettiche del prodotto stesso e soprattutto l'utilizzo del prodotto come condimento. E in questa maniera noi possiamo riuscire sempre di più a tutelare non solo il produttore, che ci dà un'ottima materia prima per fare dell'ottimo olio, ma anche il consumatore finale, che avrà la certezza e la bontà di un prodotto di qualità. Insomma, chi sceglie Olio Re non abbandona più. Olio Re è il meglio che c'è. Olio Re rivolta alla famiglia, in modo particolare, ma anche alla ristorazione ad un certo livello, a negozi di un certo livello, insomma il nostro è un target di riferimento importante. Olio Re di Pleniglia, appunto, it. E si conclude anche questo nostro appuntamento dedicato alla 45esima edizione del Vinitaly. Questo è il Vinitaly 2011, con un percorso che ci ha condotto all'interno di tutte le regioni italiane che davvero nel mondo rappresentano un grande gusto, quello del vino italiano. E mi raccomando, continuate con noi ad amplificare con Fiere Dintorni il mondo al cubo. Il servizio televisivo che entra all'interno di una cittadina come quella di Bardolino sul lago di Garda a scoprire quelle che sono le artisticità di un grandissimo personaggio come Pier Gianfranceschi, titolare di questo Caffè Italia, luogo un po' fatato in cui c'è shopping, c'è il restaurant, c'è il lounge bar, insomma luogo per voi che con queste immagini vi facciamo scoprire affinché voi stessi proviate l'emozione di venire a Bardolino girando con noi di Fiere Dintorni al cubo. Pier Gianfranceschi, titolare di questo Caffè Italia, ma io vorrei spiegare all'interno e al centro di Bardolino, sullo splendido lago di Garda, che cos'è e soprattutto da che cosa, da quale idea viene Caffè Italia. Si trattava di creare un connubio tra la ristorazione, il bar e oggetti da vendere che portassero emozione, quindi cuori, dischi, vetri, e abbiamo cercato di fare questo locale dove abbiamo la possibilità di offrire ai nostri clienti in riva al lago un servizio di ristorazione, speriamo discreto, un servizio bar buono perché i miei ragazzi al bar sono abbastanza bravi, e un buon servizio di emporio all'interno del quale possiamo trovare vari oggetti. Deriva dal fatto che ho fatto un percorso di vita di un certo tipo, liceo artistico, accademia d'arte, sono scenografo, per anni ho arredato locali, ho fatto grafica e arredamento, disegnato oggetti di design, e quindi poi alla fine mi sono ritrovato a fare questa cosa con una semplicità estrema, almeno per me, ovviamente aiutato da tutti i ragazzi, perché poi bisogna saper fare da mangiare bene, saper fare da bere bene, non serve solo l'involucro, serve anche il contenuto, in questo caso i ragazzi mi aiutano sempre. Io so che il cuore
cuore e una tua chicca. Sì. So che con i cuori tu crei tanta arte, quindi quali saranno i cuori più ricercati di tutta Italia e soprattutto dove li potremo trovare? Allora, i cuori, per quanto riguarda alcuni dei tre cuori che abbiamo a disposizione, cuori piatti e cuori tridimensionali, li possiamo trovare al Caffè Italia. Su un altro progetto stiamo lavorando, che sono i 100 cuori, lì abbiamo qualche sorpresa, magari la prossima volta che ci vediamo ne parleremo. Ricordiamo il riferimento web per magari poterle intravedere e poi venirle a scoprire. Sì, www.caffeitalia.it, o altrimenti, nel caso in cui qualcuno avesse qualche problema per collegarsi sul sito web, info@caffeitalia.it. Ed eccolo qui il responsabile Giancarlo. Piacere, prima di tutto piacere. Ben trovato. Siamo in un luogo che è un po' shop, un po' restaurant, un po' lounge bar. Ecco, non c'è un esatto inquadramento di questo locale, perché chi entra fondamentalmente può fare qualsiasi cosa. Qualsiasi tipo di cosa. In primavera, alla sera, c'è un bel movimento, si lavora abbastanza bene e poi anche a mezzogiorno, poi il pranzo. Cioè, un piatto tipico che abbiamo noi è la polenta, perché qua siamo al Veneto, la polenta la vendiamo parecchio d'inverno, e d'estate ne abbiamo i carpacci, ne abbiamo gli affettati, i formaggi. Abbiamo una bella selezione di vini della regione, eppure anche bollicine, Franciacorta. Abbiamo un plateatico che è di fronte al lago di Garda. Ecco ragazzi, quando siete al lago di Garda, venite a Caffè Italia, a Bardolino, a Piazza Principe Amadeo. Simone, bar manager di questo Caffè Italia, ma che splendore essere dietro un bancone tutto con tempestato di lampadari rossi. Ma quali sono i cocktail che qui diciamo sprizzano gioia sul lago di Garda per questo Caffè Italia? Guarda, diciamo, statisticamente l'anno scorso abbiamo fatto 25.000 spritz in una stagione. Qua faremo una spritzeria italiana con 20 tipi di spritz, tutti differenti. Acqua, soda e un altro ingrediente che può essere l'Aperol, Campari o altri tipi di sciroppi. Qual è la cosa, quale potrebbe essere lo Spritz Caffè Italia da suggerire a tutti coloro che non sono mai venuti e che almeno per una volta dovrebbero venire? Certo, proporremo lo spritz con liquore alla violetta. Ah, io oserei dire che adesso ce lo facciamo realizzare, certo, live, così avrete la voglia di venire a scoprire Caffè Italia con Simone e con tutto lo staff, perché questo è un luogo eccezionale come lo è il lago, ma loro di più. Vediamo. E su questa splendida cornice fatta tutta un po' di papere colorate concludiamo questo nostro appuntamento dedicato a questo Caffè Italia, luogo davvero emozionante ed emozionale che ci ha mostrato le bellezze di Bardolino, le bontà di una cucina davvero unica, i cocktail più ambiti di un posto così bello. E quindi venite qui a Bardolino, frequentate questo Caffè Italia da vivere con noi di Fiere Dintorni al Cubo.